Parte, vai. Ciao a tutti e grazie al Woods e a Francesco per, diciamo, come siamo arrivati, dobbiamo, no, ricominciamo quello che avevamo fatto. Sì, sì, sì. E niente, oggi faremo un piatto che abbiamo inserito nel menù da poco, quindi da 3 giorni, quando abbiamo aperto, che è lo spaghetto e i pomodori. Abbiamo preso tutti i pomodori in parte che abbiamo nel nostro orto, in parte dai nostri coltivatori amici, e abbiamo creato, insomma, uno spaghetto che verrà molto estivo, quindi quasi freddo, quindi uno spaghetto che andremo a condire nella nostra vastardella con i vari pomodori, e quindi insomma una base molto fredda. Sono ingredienti, l'ingrediente fondamentale sono due, e sono gli spaghetti e i pomodori. E abbiamo usato i vari pomodori, quindi tutte le bucce anche abbiamo recuperato dei vari pomodori che abbiamo utilizzato, sono circa 5-6 pomodori. Abbiamo fatto il pomodorino ciliegino classico, abbiamo usato il pomodorino giallo, il pomodoro secco, il San Marzano. Quindi ci sono le varie creme, quindi la crema di pomodoro giallo, la crema di pomodoro San Marzano. Abbiamo utilizzato e non abbiamo sprecato niente, perché poi anche le bucce sono state poi utilizzate. Abbiamo poi un altro ingrediente che c'è nella pasta pomodoro, e che è il basilico, e in questo caso lo abbiamo cristallizzato, quindi nell'olio, e quindi lo andremo poi a inserire alla fine nel nostro piatto. Quindi ingredienti molto semplici. Io andrei come prima cosa, buttiamo la pasta di qualità, quindi una cosa importante. Un altro segreto che dico, che è una cosa che si usa molto a farlo a casa e anche a volte in cucina, e io mi arrabbio sempre quando si apre gli spaghetti, cosa si fa? Si batte, no? Battono. Ecco. Non si battono gli spaghetti, per quale ragione? Perché c'è il rischio che si spezzino. Quindi si prende e si apre in maniera classica, come se fosse un pacchetto di patatine. Okay? Il fatto di andare a batterlo è bello, è molto scenografico, ma rischieremo di andare a rompere il prodotto. Quindi, siccome a me piace e amo la materia prima, uno spaghetto rotto non è bello. Quindi andiamo a inserire il nostro monitore. Porzione di spaghetti. Ok. E andiamo adesso a preparare la nostra salsa, ok? Tutti i pomodori che abbiamo qui sono stati conditi, cioè per esempio il pomodoro, questo qua giallo, il pomodoro confit, che lo abbiamo tolto la buccia, dopo la buccia l'abbiamo, come vedete, messa qui, e dopo l'abbiamo messa in forno ad appassire per circa un'oretta, no? A 60-70 gradi, e quindi sono già semi cotti, ok? L'unica cottura che andremo a fare è sul San Marzano, quindi sul pomodoro San Marzano, ok? Quindi andremo a far rosolare un po' l'olio, scaldarlo, andremo a inserire tanto, non deve cucinare tantissimo, dobbiamo semplicemente andare a scottarlo leggermente. Un po' di sale, e
e un po' di pepe. Ok. Andiamo a cucinare e più diventa ferroso, no? Un pomodoro che cucina a mezz'ora diventa molto ferroso, quindi bisogna stare attenti a non cucinarlo troppo. Ok, prendiamo la nostra salsa, andiamo a mettere. Quindi questa sarà l'unica parte calda del nostro spaghetto. Quindi sarà uno spaghetto tiepido. Ok? Andiamo a inserire il pomodoro giallo, il nostro pomodorino facchino, tutto a crudo, la concassè di pomodoro, quindi un pomodoro ramato e il pomodoro secco. Aggiustiamo con un filo di olio. Andiamo a mescolare con questi pomodori, no? Quindi come se fosse un piatto molto estivo, ok? Aspettiamo che la pasta cucini, intanto prendiamo il nostro piatto. Molto semplice. Sì, sì, sì. Beh, c'è Zamu che ti saluta. Ciao a te. Francesco, Diego di Ovoledo, mi dicono che il mio microfono sta un po' andando, ma dai, ripareremo. Okay, chiaramente io sto mantenendo le distanze di sicurezza di 2 metri, sono mascherato e coi guanti e tutto è regolare. Esatto. Quindi un piatto molto semplice, molto estivo, e quando si andrà a mangiare sarà un piatto comunque non freddo, ma quasi. Proprio l'idea è quella di dare un piatto proprio quasi freddo, ok? Quindi uno spaghetto, noi adesso lo spaghetto andremo a cucinarlo, lo andremo a mettere su una bacinella, lo stemperiamo con un po' di olio e dopo lo aggiungeremo a questa emulsione di pomodori e quindi rimarrà un piatto comunque molto freddo, molto estivo. E si sentiranno tutti i vari pomodori, quindi l'acidità, un piatto comunque che sarà molto acido, insomma, adesso stiamo aspettando anche che arrivino i pomodori verdi, quindi sarà, l'abbiamo chiamato ai pomodori perché ad oggi ne abbiamo 5, ma potranno diventare anche 10, perché stiamo aspettando il pomodoro tigre, il pomodoro verde, no? Andremo continuamente ad aumentare, no, il numero dei pomodori, proprio per far sentire la consistenza diversa, l'acidità diversa di ogni singolo pomodoro. Un piatto semplice, vogliamo ripartire da un piatto semplice per questa ripartenza, no? Per questo primo piatto, ed è stato uno dei primi piatti che abbiamo inserito. Come siamo con la pasta, Carlo? Mancano un minuto. Un minuto. Un minuto. Se avete qualche domanda per la preparazione dei pomodorini, esatto. O adesso, altro, o adesso, mai più, perché dopo una volta che il piatto
è pronto il sottoscritto. Mangia. Ok, dopo qui noi adesso con un po' di olio andremo a mettere lo spaghetto cotto, lo lasciamo un attimo così che non diventa proprio caldo bollente e lo andiamo a inserire nella nostra bacinella e dopo andremo a mantecarlo, ok? Quindi molto semplice, sono tre ingredienti, sono due ingredienti, la pasta e i pomodori, molto, molto semplice. Questi pomodori li devo preparare prima e non hanno problemi di... allora, se io prendo un pomodoro, lo taglio, lo metto in frigo, dopo un giorno o due diventa acido, quindi va a fermentare, non va bene. Il pomodoro confit invece, una volta che viene cucinato, passa temperatura in forno, lo possiamo tenere con un po' di olio, questo tonno, una volta che è coperto e immerso con l'olio, può durare mesi. Okay. Assaggiare la pasta al gusto? Com'è? Per me è perfetta. A me piace al dente, eh. Ok, allora ne mangiamo tu, ora lo facciamo al dente. Andiamo a mettere la pasta nella nostra padella. Ok. E aspettiamo che... Andiamo a fare come se fosse un'insalata. Bene? A questo adesso mancano i due ingredienti che sono le due creme di pomodoro, che sono fredde, e le andremo a mettere alla fine nel piatto. Ok? Quindi anche se non risulta molto cremosa, dopo andremo a renderla ancora più cremosa con le creme. Andiamo a mantecare un filo di olio. Qui siamo proprio nella semplicità più assoluta, ma vi posso garantire che è un'esplosione. E andiamo a finire con i due pomodori. Con la polvere di pomodoro. Con il basilico. E così. Piatto semplice e buono. Io, a me personalmente piace, infatti al buzzo glielo faccio, mi faccio un'idea, io metto del barilotto sopra, che è una ricotta a cui siamo molto affezionati, che è una ricotta che abbiamo portato noi qui dalla Campania, è una ricotta fresca, poi viene fatta essiccare e noi la grattugiamo sopra, secondo me è il must, no? Che c'è. Quindi, top, piace? Mi piace. Quindi, andiamo a pioggia.
Ed ecco qua. E quindi abbiamo uno spaghetto freddo ai 5 pomodori. Perfetto. Tu Carlo sarai aperto tutti i giorni della settimana? Sì, allora noi alla Catina rimaniamo su 7 su 7, quindi 7 giorni su 7. A Pasiano ci sarà un piccolo cambiamento che diremo nei prossimi giorni, perché chiuderemo un giorno a settimana, quindi insomma abbiamo la necessità, avendo fatto tutti questi anni, insomma ecco sempre anche abbiamo deciso di chiudere un giorno, in modo da essere molto più carichi gli altri giorni, quindi il martedì, no, dovrebbe essere, non è ancora ufficiale, ma è ufficiosamente il giorno di chiusura. Il martedì dovrà essere il giorno di chiusura solo del Podere dell'Angelo, quindi la cantina di Maratta. Aperti a pranzo e a cena, aperti comunque quel Podere. Aperti a pranzo e cena con il bistrò e con il ristorante, quindi sempre i nostri due format, tutto invariato. Ok, perfetto. Ti ringrazio Carlo. E buon appetito. Buon appetito a tutti. Adesso me lo pappo io. Ciao!